Un caro saluto a tutti gli amici del canale. Qualche tempo fa mi è stato posto un quesito in merito all'utilizzo delle cartucce nelle penne stilografiche Pelican. È meglio utilizzare quelle lunghe oppure quelle corte? La casa di Hannover produce due tipi di cartucce, quelle denominate TP, abbreviazione della parola tedesca Tintenpatronen, ovvero cartucce d'inchiostro che contengono circa 0,75 ml di inchiostro, e quelle lunghe denominate GTP, dove la G sta per gros, ovvero grande, che hanno una capacità di circa 1,5 ml. Per quanto riguarda la scelta, a mio parere l'ideale è sempre quella corta, perché permette di avere una seconda cartuccia nuova nel fusto della penna, sempre pronta all'uso. Pensiamo adesso di essere degli studenti e di avere la nostra penna stilografica caricata con la cartuccia lunga. Se la cartuccia si esaurisce quando siamo in classe, dobbiamo avere una cartuccia di scorta nell'astuccio. Magari può capitare di non avere dietro il pacchetto delle cartucce nuove, con il risultato di non poter più utilizzare la nostra penna. Cosa entra invece se abbiamo la nostra cartuccia corta, abbiamo già la riserva pronta all'uso nel fusto della penna. Lo stesso discorso vale se siamo in ufficio o ad un meeting di lavoro o dove stiamo prendendo degli appunti. Se poi vogliamo guardare all'aspetto economico, converrà sempre tenere in casa una bella boccetta del nostro inchiostro Pelican preferito, in modo poi da poter rabboccare la nostra cartuccia con una siringa o un contagocce, in modo da mantenere la seconda cartuccia sempre pronta all'uso. Ovviamente tengo a precisare che questa è la mia opinione personale, frutto della mia esperienza, dato che chi vi sta parlando ha trascorso tutto il suo periodo scolastico con in mano una penna stilografica Pelican, ovviamente caricata sempre con le cartucce corte. Bene, cari amici, mi auguro di aver risposto in maniera esaustiva al quesito dell'amico che mi ha contattato via email ponendomi questa domanda. Con questo è tutto. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like, ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per le notifiche. Un caro saluto a tutti dal Pellicano.